Presidente dell'istituzione Angelo Agnolucci, questa ultima edizione la lancia in palio l'ambito trofeo dedicato al Giuseppe Verdi nella ricorrenza della sua nascita. Ecco, come mai questa dedica che a prima vista potrebbe sembrare stonata, invece alla fine siamo nella città della musica, nella città del polifonico? L'hai detto te, cioè è stonata perché Giuseppe Verdi sembra che si sia rifiutato anche di venire ad Arezzo. E quindi questo potrebbe essere uno sgarro verso la nostra città, però poi pensando che la musica è comunque un linguaggio internazionale, sapendo che Guido Monaco è nato ad Arezzo e la musica è nata ad Arezzo, io credo che questo sia un omaggio ufficiale a quella che è la bella musica, quindi questo credo che sia la dedica, per questo il motivo per cui la dedica è stata fatta appunto a Giuseppe Verdi. Presidente, c'è stata una proposta, dice facciamo il Tedeo di ringraziamento subito dopo la giostra da parte del quartiere vincitore alla Pieve, ma mi sembra che sia stato tutto rimandato al prossimo anno perché ci sono dei problemi. Sì, è stato rimandato, noi faremo, ora avremo anche un incontro sia con Don Alvaro sia con il Vescovo, perché questa proposta, che potrebbe avere anche un significato, visto la testa di San Donato sulla Pieve, che la Pieve è forse la cattedrale più antica della nostra città, però il problema principale è che la Pieve creerebbe un tappo di bottiglia, perché tutte le persone che arrivano lì per gioire della vittoria della manifestazione, alla fine creano un grosso ostacolo al deflusso delle persone, quindi ci sono anche problemi di ordine pubblico da rivalutare.